Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi ragazzi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 5.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it ad un prezzo di 5.500 euro. Si tratta di un Rimor, un camper semi-integrale che non siamo mai andati a vedere. L'ho visto già in passato qualche volta su subito.it, anche su Facebook, però non ho avuto mai la possibilità di portarlo perché di solito lo trovavo anche a prezzi molto più alti, e invece questa volta l'ho trovato a un prezzo anche buono. Di solito i semi integrali costano anche di più rispetto ai mansardati e ai motorhome, perché comunque sono molto di meno rispetto ai mansardati e ai motorhome sulla fascia di prezzo economica. Quindi diciamo, trovare un mezzo del genere comunque a 5.500 euro è veramente qualcosa di spettacolare. Grande vantaggio del semi integrale che offre veramente dei consumi molto bassi. Allora parliamo di un camper abbastanza compatto, ci troviamo intorno ai 5,70 m, 5,80 m. Comunque penso che ci troviamo sotto i 6 metri. Allora, camper compatto, quindi abbiamo veramente una disposizione secondo me studiata anche bene. Che in camper nuovi semi integrali non troviamo tutto questo spazio. Allora, entrando sulla sinistra troviamo il letto a castello, poi abbiamo davanti il bagno. Entrando sulla destra troviamo la cucina con frigorifero trivalente, lavandino, due fuochi. Dopo la cucina di lato abbiamo un divanetto e poi abbiamo la dinette principale, che praticamente è l'unica. Al posto della classica mansarda, e questo non ha la mansarda, troviamo un cassetto dove praticamente il semi integrale finisce molto prima rispetto a un mansardato. È molto più aerodinamico e, come vi dicevo prima, offre anche dei consumi migliori. Ovviamente il nostro Rimor ha sempre le nostre bellissime perline sul tetto, che secondo me hanno qualcosa in più rispetto a tanti altri camper. Questo camper ha qualche piccola cosa da finire, ma cose che secondo me vanno fatte anche in tutti i camper. Allora, praticamente il proprietario ha specificato che sono da montare i pannelli solari e il regolatore di carica e la batteria, tutto incluso nel prezzo, perché questo tipo di materiale è stato acquistato, soltanto è da montare. E poi un'altra cosa che è stato specificato, che praticamente vanno attaccati gli adesivi, soltanto per renderlo molto più bello esteticamente. Passiamo a parlare un pochetto della parte della motorizzazione. Troviamo sempre il nostro 2005 diesel aspirato della Ford, trazione posteriore, ruote singole, chilometraggio non è stato specificato, però questo camper è del 1990. Esternamente il camper sta in buone condizioni, credo che sia stato verniciato esternamente. Troviamo comunque questo tipo di verniciatura tra grigio e bianco, che secondo me ci sta da paura. E come accessori esterni poi non vedo niente, tendaline esterne, porta bici nella parte posteriore non vedo niente. Quindi ragazzi, non c'è tanto altro da dire su questo camper. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video.